Tac & Svansi ha festeggiato nel migliore dei modi i suoi 25 anni di attività. La società perugina di arrampicata sportiva ha dato vita ad una piacevole serata, Winter Boulder Contest, che si è tenuta presso la palestra di Madonna Alta in via Armando Diaz. Tanti gli atleti che si sono ritrovati per trascorrere qualche ora insieme e cimentarsi con i nuovi percorsi boulder, tracciati dal campione italiano Riccardo Piazza. Ai festeggiamenti per un traguardo così importante non è voluto mancare il sindaco di Perugia Andrea Romizzi, che per la prima volta ha visitato una delle palestre più attrezzate del centro Italia. Devo dire che fa impressione per come è stata attrezzata, per anche il numero di appassionati che la stanno vivendo, e quindi insomma, una bellissima realtà che sta anche a dimostrare quanto queste discipline siano sempre più seguite da tanti giovani e non giovani. Mi ha fatto molto piacere poter, al di là di averla conosciuta per tanti racconti, ma aver avuto anche questa occasione di visitarla in prima persona. Poi penso che il sindaco abbia il dovere, anche se Perugia poi è una città piccola, ma neanche troppo, di conoscere un po' tutti i luoghi più importanti nella nostra città, e realtà come queste è bene verificarle in diretta. Quindi tanti auguri anche ai ragazzi che la gestiscono e a tutti coloro che vengono qui a rilassarsi, a divagarsi e a provare a anche raggiungere queste alte vette, perché poi noi dobbiamo avere anche, no, questa lungimiranza di spendere le risorse buone e le energie che abbiamo in tutta la città, ma soprattutto nel quartiere dove si vuole operare. E allora perché no anche da qui far partire qualche progetto che ci aiuti a riqualificare delle aree, perché poi una parte importante della riqualificazione di tutta la zona di Fontivegge, ma anche delle aree limitrofe, riguarda anche il verde, riguarda spazi pubblici. Stiamo ragionando con i residenti, con anche una partecipazione sul come immaginarli, ripensarli e anche attrezzarli. Allora avere qualche spunto, qualche idea da parte di realtà sportive, culturali e di altro tipo che qua vivono, operano e frequentano da ormai tantissimi anni questa zona, credo che possa essere un buono spunto, e certamente loro potranno essere di grande ausilio per questa visione. L'omaggio istituzionale è arrivato anche dall'assessore allo sport Emanuele Prisco. Una struttura tra le più importanti della nostra città e sicuramente una società che è ormai punto di riferimento in materia. Beh, sinceramente l'ho sempre guardata con grande ammirazione questo sport, e spero di provarlo quanto prima, perché mi ha sempre affascinato molto. Come un po' tutte le realtà sportive, ovviamente si è fatto fuori dalle palestre, ha anche l'occasione per assaporare degli scorci, dei paesaggi di natura straordinario, un rapporto diretto con le bellezze dei nostri territori. Quindi ci sono anche foto suggestive che caratterizzano questa palestra, un buon spazio di allenamento, e sicuramente mi spiegavano, tra quelli tecnicamente più articolati, insomma, speriamo che oltre a questi 25 anni ve ne siano almeno altrettanti di successi e di grandi partecipazioni. Rimane un presidio di socialità, e quindi importante un po'. Questa è una caratteristica di tutte le società sportive della nostra città, che garantiscano aggregazione ma soprattutto presidi sociali anche in punti nevralgici della città, e qui insomma ci avviciniamo al quartiere di Fontivegge, su cui l'amministrazione ha fatto una scommessa importante. Vi aspettiamo protagonisti di questa rinascita del quartiere. Il momento sicuramente più emozionante è arrivato quando l'intera palestra e tutti i soci hanno omaggiato il presidente Baccarelli, il Bacco, con una targa ricordo e un lunghissimo applauso. L'emozione è quella della prima volta, nel senso che nutro la stessa ossessione e passione per questo sport. Devo ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale di Perugia, che ha fatto in modo che questo sogno si avverasse.
non pensavo sinceramente di arrivare a 25 anni, perché a 25 anni poi si va in pensione, ma tutto quello che questa sera avete visto, che questa sera ci attorni, a un entusiasmo dei ragazzi, delle persone che vengono in questa palestra. Io non posso dire che grazie a tutti quanti, del loro impegno, del loro entusiasmo, che ancora fa in modo che l'attacco Svasi possa essere considerata una realtà importante del Centro Italia. Considerare che questa struttura, se non è la seconda, sicuramente la terza più grande del Centro Italia. Le persone che vengono qui ne sono passate almeno un paio di mila e tutt'oggi riconoscono a questa struttura una sua polifunzionalità, perché qui si scala su boulder, si fa arrampicata sportiva, si fanno cascate di ghiaccio, si fa sci alpinismo e quant'altro. Quindi un punto di aggregazione sociale nel vero senso della parola. Facciamo gare amatoriali, ma soprattutto ci piace stare insieme in un ambiente sano e rispettoso dell'ambiente e di quella che è la sana competitività. Questa sera siamo qui per festeggiare i nostri 25 anni e speriamo di rivederci perlomeno per i prossimi 10 anni. Quando abbiamo iniziato era il primo progetto veramente dell'Umbria, quando ancora l'arrampicata sportiva non si sapeva nemmeno cosa fosse. Oggi l'arrampicata sportiva è uno sport seguito e, come sapete, anche sport olimpico, e per questo dobbiamo essere grati anche al CONI. Devo dire che oggi il passaggio più importante forse per questa struttura è stato il 2012, quando dagli iniziali 120 metri quadri di struttura arrampicabile siamo passati attuali 1000 metri quadrati, insomma una struttura importantissima. Sono contento di questo e, come ripeto, ringrazio tutti quelli che bene o male hanno fatto in modo che la TAC Svasi rappresenti una realtà importante del panorama nazionale dell'arrampicata sportiva.